La cooperazione sociale è fattore costitutivo del welfare trentino, lo è stato fin da quando il welfare trentino è nato e credo che dobbiamo continuare su questa strada. Naturalmente la cooperazione sociale non ci garantisce solo servizi e risposte ai bisogni di qualità e soprattutto capillarità sul territorio, ma ci garantisce ciò che più ci serve, cioè la capacità di anticipare i bisogni e le richieste delle persone in una società sempre più frammentata, e quindi la cooperazione sociale ci garantisce un rapporto di partenariato virtuoso nella progettazione e nella visione del Trentino di domani. In Trentino abbiamo un modello sociale all'avanguardia, ricco di valori e ricco di strumenti, però anche molto costoso. Il trend demografico con l'invecchiamento della popolazione e la caduta delle nascite potrebbe renderlo insostenibile, quindi dobbiamo riformarlo con l'aiuto della cooperazione sociale. Non potrà più essere un modello tutto e solo pubblico, ma dovrà vedere il protagonismo del pluralismo sociale, dei tanti attori che rendono ricca la società trentina. Credo che la cooperazione sociale abbia un ruolo fondamentale, soprattutto in questo momento, mai come in questo momento in cui la paura sembra essere l'emozione di sottofondo. Noi dobbiamo ricostruire fiducia e la cooperazione sociale dimostra che le relazioni e la relazione tra le persone, tra chi sta bene e chi è in difficoltà, è fondamentale. E il ruolo della provincia può essere quello di coordinamento, di costruire insieme le visioni, però il ruolo fondamentale ce l'hanno le realtà dell'associazionismo e della cooperazione, perché dal basso, con la loro creatività, sanno quali sono i bisogni e riescono a rispondere in maniera efficace. Beh, è inevitabile che il nostro movimento, che parla anche di storia, che questa comunità, il Trentino, nella storia era nato proprio sulle comunità con delle regole ben precise, è inevitabile che il nostro indirizzo politico va verso la cooperazione, va verso quello che è proprio l'inserimento nella comunità di associazioni che devono aiutare. Cioè, allora è inevitabile, noi risaliamo, parliamo anche di storia e la storia è anche il futuro, e il futuro è ancora quello che la nostra terra ha insegnato. Io credo che la cooperazione possa dare un grande contributo a tutto quello che è il sistema welfare trentino. E lo faccio con un esempio molto semplice. Le aziende provinciali di servizio alla persona potrebbero allargare ancora di più i servizi che fanno proprio attraverso l'uso del privato. Laddove il privato è efficiente, laddove non ci sono gli appesantimenti burocratici, laddove si può fare effettivamente welfare in maniera sana, veloce, efficace.